Eccoci, prima tappa lituana. Siccome eravamo ancora un po' nel mood guerra fondaio, abbiamo deciso di venire al museo della guerra fredda, dove c'è anche una base per i lanci missilistici. Mi sento la guerra dentro. Questi erano i missili. Sulle rampe. Vabbè, i ramponi dei lampi. Tutto dentro, quello lì si apre tipo così e poi c'è il missile, come nei film. Stiamo entrando. Aspetta. Ecco. Il russo era molto basso. Cioè, a parte che si potrebbe passare di lato. Vecchio. Qui dentro invece c'è la stanza della propaganda, dove praticamente fanno vedere sia tutti i manifesti della propaganda americana, sia tutti i manifesti della propaganda russa, che però portano tutti allo stesso risultato, che era il rischio di una guerra nucleare. Stiamo esplorando i piani più bassi, siamo almeno due. Freddo cane, c'è un'umidità pazzesca, però è davvero particolare stare qui dentro. Mi sa che stiamo arrivando alla rampa di lancio, tra l'altro. Oh cazzo, siamo all'interno della rampa di lancio. Comunque me lo immaginavo molto più stretto. Questo si apre e fa partire da qua. Sì, questa è la copertura che veniva una volta quando si schiacciava la chiave, veniva aperto, schiacci play. E qua, questa qua è la circonferenza di quello che era il missile, è un bel patacotto. Infatti qua ci sono quattro rampe di lancio come questa che abbiamo visto fuori e hanno tutte, che sono come questa qua, e potevano sparare testate nucleari su tutta Europa fino a 15.000 km di distanza qua con un missile. Ovviamente a livello di ingegneria è altissimo, siamo a livelli proprio di quelli che lanciano nello spazio. Io continuo a esplorare il piano più basso e ho perso i miei amici, sono solo nella base, vabbè, non potrà succedere nulla di grave. No, c'è un tema, mi sono effettivamente perso, sono finito nella stanza della ventilazione e dei filtri, però ho aperto una serie di porte che non avevo visto prima, però è figo, cioè ci sta a perdersi qui dentro. Boh, questa porta dove cazzo va? Ah, ok, questo non è l'ingresso. Ok, ok. Ci sono. Mi sono orientato. No. Qui? Qui? Qui ci sono già stato. Di là. Dovrei aver visto tutto. Cioè, senza volerlo, sono andato in posti dove non ho capito bene come ci dovessimo andare, ma di là si esce. Questo è poco ma sicuro. No dai, è stato bello, è stato figo, molto realistico, cioè ti trovi davvero all'interno di una base utilizzata per lanciare potenzialmente missili nucleari. Siete qui? Mi sono perso, ero finito in delle sale nuove che non avevamo visto. Uscia boia, dovrebbero rifare i pavimenti. Ho ritrovato i miei amici e ho ritrovato anche l'uscita. Devo dire che però questo fatto di perdersi ha reso il tutto molto più epico. Mi ha fatto straridere perché ti sentivo parlare in lontananza. Tutto girare intorno alla cosa lancio, urlando Lorenzo. Poi hai smesso, non si sentiva più. E sono inchiodati lì ad ascoltarti. Siamo in un lago, in un ristorante che si chiama Banga. È tipo un campeggio in realtà. C'è molto ambiente rilassante, qui ci sono bambini che scorrazzano nei prati liberi. E siamo pronti a fare il nostro primo pranzo lituano. Abbiamo preso delle cose strane, abbiamo preso dei dumplings fritti e anche dei dumplings normali. Poi abbiamo preso dei bastoncini di formaggio e un'insalatina magica, così con la panna acida. Non poteva mancare quel lurido del pane fritto, sto giro arricchito pure dal formaggio. Anche gourmet, guarda. Bravo. Non l'avevo notato il gourmet. Prenderò il pezzo gourmet, tra l'altro.
un po' fresco, non sto lì un po', secondo me. Buono. Buonissimo. Yeah. Penso sia la migliore scoperta culinaria della vacanza, il pane all'aglio. Capisco, ma non condivido. Amici, buongiorno. Siamo qui nella contea di Telšiai, in Lituania, in mezzo praticamente al nulla. Sono le 5 e mezza ora locale, abbiamo preso possesso della nostra penultima dimora. Ed è forse la più bella di tutte. Cioè, già quando arrivi hai questo canestro, questo playground pazzesco in mezzo al nulla, con anche la palla lì nel sacchetto. Arrivi sostanzialmente dalla strada principale che è là, attraverso questo sentiero, e ti accoglie questo simpatico sentiero che vi mostra già la prima delle nostre due cupole per la notte. E lì si intravede anche la seconda. Qua c'è una piscina abbastanza marcia, ma che non useremo perché ce n'è un'altra di lì. E raga, qua è pazzesco, sembra di stare su Marte. Sono praticamente le casette che hanno nei film di fantascienza. Praticamente siamo arrivati, ci hanno accolto questi due burberi signori. Ah, visto? Burberi in realtà no, perché sono stragentili, tra l'altro. La Cri parla russo, quindi abbiamo subito messo in chiaro le cose, abbiamo chiarito tutto. Cioè, senti quanto sa di pomodoro. Cazzo sì, ci hanno donato pure dei pomidori di vari colori e varie forme. Lo pulisco dalla piscina. Buonissimo. Sono buono. Le sorprese non sono finite qui perché ormai siamo addicted to e abbiamo anche la magica sauna. Qui c'è la legna. Va alimentata in questo forno che ho paura a toccare, ma a differenza della prima casa è una temperatura accettabile. E questa è la legna, qui c'è un locale attesa, qui c'è la possibilità di farsi una bella doccia gelata appena finita la sauna, ma in realtà c'è pure la piscinetta. E qua c'è una comoda sauna da almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persone, 6 comodi, anche 8. Vi faccio vedere di nuovo la vasca idromassè, che abbiamo scelto di non fare l'idromassaggio vista l'esperienza dell'ultima volta, che era bollente ed era molto controproducente, però avendola ripiena e gelata è proprio il mio sogno. Faccio visitare la mia casa. Qua ci sono i contatori nel caso io stanotte voglia fare degli scherzi alla cupola 1. Questo è tutto, una volta era tutta campagna e lo è ancora. Qui c'è un ingresso a doppia porta con anche le zanzariere. Questo mi fa pensare purtroppo che ci saranno un po' di insetti. E poi eccola. Figa, divano per sedute spiritiche notturne, quadro di cane e gatto. Poi abbiamo un bellissimo letto matrimoniale vista granaio. Varie scrivanie e suppellettili. Un simpatico lampadario che penso abbia vari colori perché ho visto un telecomando da qualche parte. Questa è tipo una mini cucina, c'è una piastra induzione ma che non useremo perché fuori c'è il grill come al sempre. Abbiamo deciso di nuovo di grigliare stavolta salmone. Macchinetta del caffè con le capsule, ma temo non ci siano le capsule. Infatti dovremmo... Ah no, guarda qua. No, questo è caffè normale. Ah, no. Vabbè. Poi monnezza varia e qui in realtà... Abbiamo anche un simpatico frigorifero che contiene il mio yogurt di domattina, per ora, e basta. Un po' di acqua che avanzava. Questo lo taglieremo. Poi ci sono delle racchette per fare una bellissima partita di volano. Un altro indizio che probabilmente qui gireranno un po' di insetti stasera, ma amen. Qua ci sono delle varie luci e qui c'è il bagnetto. Il bagnetto è una specie di capsula, penso, preimpostata. Ed è tutto unito con il blocco della doccia. Anche il lavandino è lo stesso tubo, attivi in un modo, attivi nell'altro. E qui, qui è morbido, non so, forse per creare un po' di ombra, mentre sul davanti appunto c'è la superficie di plasticozzo che rende un po' aperto. Poi sotto in realtà vedo che è aperta, ci sono degli spazi qui, qua ci sono degli spazi, quindi... Ah no, però vedi, ci sono degli spazi ma è chiodata la plastica fuori. È isolata, però non fa troppo caldo qua dentro, quindi secondo me ci riesce anche a star bene stasera, anche perché non mi aspetto che venga caldissimo. Poi qua vedo che c'è un tendone, praticamente tutto questo cavo con quella tenda e quell'altra, riesci volendo a togliere tutta la luce così non ti svegli alle 5 del mattino. E basta, questo è stato il tour della casa, lì c'è un uccellino.
e ora non ci resta che vivercela. Comunque siamo finiti al laghetto perché il proprietario ci ha detto: volete pescare? Poi io gli ho detto va bene e lei ha tradotto qualcosina e sostanzialmente adesso sono qua con la canna. La canna appesa a questo ramoscello in attesa lì da qualche parte, non so se si vede, c'è il galleggiante, ha lanciato un po' di pane, ci ha attaccato un verme e ora siamo in attesa che inizino a bollare. Lì vedo che sul pane stanno iniziando, però pare che il pane abbia più successo del verme per ora. Sì, c'è. Il torto ha preso in mano la situazione. Io vloggo. Oh, che bella bestia! Cri! È al bagno. Abbiamo liberato il pesce nel laghetto. Dopo ve l'ho minato. Lo tagliamo questo. Poi lui ci aveva detto di buttarli, cioè che ce ne sono troppi, che dovevamo... che dovevamo fare tipo da noi con le nutrie e invece la moglie ci ha detto ributtatelo nell'acqua. Ma come? Gli ho detto pesce proprio te cercavo, questa volta te la faccio pagare. È un po' arrugginito, un altro sport di quelli che devi dire. Comunque devo dire che qui è proprio un piccolo Eden. Uno potrebbe venire una settimana a fare smart worky, ti svegli la mattina, fai una sauna, poi inizi a lavorare, a pranzo fai una pausetta, peschi, ti mangi il tuo panino, poi lavori, la sera ti fai una partita al playground a basket e niente. Questa è la giornata. La sera di nuovo sauna, fai la cena con i padroni qua, gli amici della Lituania e la notte guardi le stelle, credo. Zubi zubi zu. Bella. Ma ci siamo quasi, sto fuoco qua, ciao. Ciao Perrito. Sappiamo essere anche healthy. Stiamo grigliando anche il salmone. Sono poche le cose che mi piacciono di più di grigliare un salmone. Sono grigliare un salmone in altura e grigliarlo con un tramonto davanti a delle case a cupola. E si dà il caso che una delle due cose è quella che stiamo facendo. Tra l'altro le cupole sono anche il retro illuminate con i led. Ma signori, ma che bella cenetta! Grigliator. Questo salmoncino sembra figo. Birrauso, tante belle verdure. Carta da culo come sempre. Però abbiamo anche dei difetti. Alla nostra vacanza. Sì ragazzi. A teone anche. A teone. Manca un bicchiere. Rose rosse per te, ti ho portato stasera. Teone rip, Teone è arrivato a San Salvo in Italia, ci ha scritto, quindi alla è sua arrivato. Taste test di questo salmone, Marco. Arrivo. Allora, consistenza ottima. Sì, è proprio morbidoso dentro, bello, il grasso si è sciolto alla perfezione, a differenza di quando lo fai al forno, che a volte si asciuga. Devo dire che la marinatura che gli abbiamo dato con... No, è proprio buono. Questo sale al limone, pepe, erbe di sto cazzo, gli ha dato quella giusta sinfonia di aromi e sapori. Cicuta. Grazie Maxima supermercato della Lituania per averci donato questo salmone e queste spezie magiche. E grazie Bosco per averci donato la legna per fare il fuoco. Tra l'altro stiamo mangiando anche i pomodori che ci ha portato il signore, una simpatica insalata. E noi gli abbiamo portato un po' di salmone, un po' di formaggio per... così ne avevamo un po' in più e lui ci ha portato una bottiglia di spumante da bere dopo con delle fragole surgelate. Ma è freddo, secondo me sono surgelate, sì. Ma magari non sono neanche fragole, una marmellata o un succo o un gelato. E poi ci ha portato delle capsule di caffè Lavazza, anzi cappuccino. Proprio una cosa che non ho mai fatto nella mia vita, mangiare marshmallow nel fuoco. Sì, però io stavo per fare la foto giusto. Rimbalzo. Figa. Direi che muovilo. Guarda più forte. Io ho dato fuoco. Forse un po' troppo così. Li butto. Li butto dentro. Sì, gli ho dato troppo fuoco.
Delizioso. Vanno bene lo stesso. Va bene lo stesso. Buongiorno amici followers, anzi buon pomeriggio ormai, praticamente è mezzogiorno. Ci siamo svegliati non troppissimo tempo fa perché ieri abbiamo fatto la sauna fino alle 3 di notte. Sono andato a dormire, guardate, erano passate le 3. Tra saune bollenti a 80 gradi, ieri era davvero caldissima, però è così che va fatta, con poi immersione nella poccia di acqua gelata. Alla fine si è fatto tardi e niente, abbiamo deciso di riposarci un po' oggi, anche perché ci aspetta una giornata di trasferimento, sostanzialmente 3 ore di macchina per arrivare alla prossima casa. Ho fatto un pranzo salutare con un'insalata dell'autogrill, poi però ho detto perché non prendere il pene di un cane. Com'è? C'è anche del sangue. Beh, buono. Età di questo viaggio tipo 12 anni. Per te? È buono il pane? Anche il pene. Aspetta che è un pelo di peli di cane qua. La crino ne può più di noi. Dai che domani è tutto finito. No, domani no, è dopo domani.